Dai, Diego. Pixel art. Avrete visto che un sacco di giochi indipendenti, un sacco di fan art, c'è veramente tantissima roba in giro che è fatta con la pixel art. Un po' perché è bella, almeno a me piace veramente tanto, un po' perché a livello anche di gestione dell'animazione, di rapidità nel produrla, è più facile, è più veloce, è meno pesante e quindi si riesce a fare bene anche e in fretta, quindi con meno impegno, con un risultato comunque ottimo. Oggi voglio farvi vedere come si fa pixel art con l'iPad, in particolare con Procreate. Partendo proprio da tutto, eh. Cominciamo da come si costruisce il pennello, come si fa la pagina, fino a fare un disegno, a provare a fare qualcosa, fino al punto della condivisione dell'esportazione del file, perché se io esporto un file a pochi pixel normalmente viene sfocato, la resa in grande viene sfocata, ci sono dei sistemi per farlo. Comunque cominciamo con ordine, primo punto è cominciare a fare il pennello, ci vuole un pennello che prenda un pixel, no? Che vada a toccare un pixel soltanto. Ci sono due modi per farlo. Il primo è cercate in giro un pennello per la pixel art, immagino che lo troviate. Secondo modo ve lo fate, vi faccio vedere come si fa, ci vuole veramente pochissimo, è una roba di pochi minuti. Allora, cominciamo. Apriamo Procreate, che io ce l'ho già aperto. Andiamo a fare una tela nuova. Anzi, torno indietro, vi faccio proprio vedere come si fa. Allora, nuova tela qua, premo il più, ok, vado a impostare, vedete qua ci sono millimetri, centimetri, pixel e pollici, imposto pixel e faccio una tela di un pixel per un pixel. Se qua c'è un altro numero, io semplicemente ci vado sopra e faccio uno per uno, la creo, ecco. Allora, a questo punto io tolgo il colore di sfondo, vedete qua, posso mettere o togliere, lo tolgo perché così almeno sono sicuro, perché la vedo bianca, se no invece in questo modo tolgo il colore di sfondo e non c'è sfondo. Scelgo il bianco, vado qua in alto, proprio prendo il bianco, un pennello a caso, magari un pennello pieno, e comincio a colorarlo col bianco, vedete? È venuta, ma non è proprio bianchissima. Allora io insisto. Fatto. Perfetto. A questo punto sono sicuro. Faccio un pelo. A questo punto sono sicuro che la tutta pitturata è di bianco. Ok, quindi io devo avere un pixelone bianco. Ok, vado sul livello e faccio copia. Livello copiato. Ora vado sui pennelli e faccio più qua in alto. Aggiungo un pennello nuovo. Ok, vado sulla forma del pennello, quindi vedete qua tracciato, conicità, forma, vado sulla forma del pennello, modifica, importa, incolla, deve essere un quadrato pieno, eccolo qua, fine, grana, la grana dovrebbe essere già giusta, però nel dubbio, modifica, importa, incolla, fine, ok. È praticamente fatto. Ora vi faccio vedere uno per uno come sono tutte le impostazioni, in modo tale che magari fate prima, lo guardate, magari mettete una pausa sul video e le riportate esattamente come sono. Non è difficile, vi faccio vedere tutti qua i menu, così che almeno tutti in una tendina, così che almeno potete farlo velocemente. Ok, qua è tutto a zero, ok? Quindi nel menu traccia tutto a zero. Conicità. Ok, forma l'abbiamo visto, abbiamo fatto semplicemente quadrato, nessun filtro, grana, rendering, impasto bagnato, dinamica colore. Vedete che sono facilissimi, alla fine sono tutti a zero praticamente. Questa è la dinamica. Apple Pencil, qua è importante, l'ho spostato. Questo è zero. Ok. Proprietà.
opacità massima massimo, qua c'è nessuno nessuno e qua è a zero, ok? Faccio fine ed ecco che ho questo qua, che gli posso dare anche un nome e ci metto pixel, ok? Ora chiaramente se io faccio un punto, col fatto che il foglio è di un pixel è finita, no? Ho già riempito tutto. Infatti ora vado a farmi un foglio nuovo e lo facciamo. Allora, più, come lo facciamo? Quanta larghezza e quanta lunghezza? L'importante è che siamo abbastanza pochi pixel, così che almeno si lascia lavorarci. A me piace farlo della dimensione dello schermo del Game Boy, così che almeno ho proprio la dimensione di uno schermo che era pixelato, no? che poi viene proprio da lì la questione della pixel art, no? Aveva 160 di larghezza e 144 pixel di altezza, ok? Crea, e questo è il foglio 160x144. Ora vedremo, vi faccio vedere, prendiamo il nero, c'è, che quando io disegno vengono proprio i pixel. Ok, si vede tutto pixelato, se lo ingrandisco si vede ancora di più. Però ci sono dei problemi, per esempio se io volessi disegnare un pixel e basta, a volte viene uno, a volte per esempio ne vengono due, addirittura può succedere che premendo un punto ne vengano addirittura qua. Premo un punto, 2, premo un altro punto, qua. Ah, come faccio a vedere bene dove sto andando, a essere sicuro che quando ne voglio fare uno ne faccio veramente uno? C'è un modo. Allora, intanto cancello qua. Ok, vado qua in alto, guida disegno la accendo, modifica guida disegno, dimensioni griglia la impicciolisco, vedete, fino addirittura a metterla a 0. Un'altra cosa che faccio è prendo il colore della griglia e lo metto verso il nero. Cosa succede però? Che quando lo rimpicciolisco tanto, vedete che tira un po' il grigio, perché queste righine nere alla fine tutte insieme da piccolo tendono a scurire, a vedersi tutto un po' più scuro. Guardate, vedi, così più vado nel piccolo più queste righine si avvicinano e più il foglio sembra nero. Allora cerco di farle un po' più sottili, vedendo lo spessore però devono ancora vedersi, ok, e anche un po' meno opache. In questo modo quando lo rimpicciolisco rimane chiaro fino a un certo punto, però al limite del rimpicciolimento accettabile, cioè così, e sarà più o meno come io lo vorrò vedere, rimangono belle chiare. Faccio fine e faccio una prova, perché a volte succede che non è regolato precisamente, invece no, così è perfetto. Vedete, ora so esattamente dove sono i miei pixel e quindi posso riempire le cose. Va da sé che se io premo su un pixel ne coloro uno, ma se io premo in un punto tra due pixel ne partono due, se io premo in un punto tra quattro pixel ne partono quattro. Questo lo so, quindi devo stare attento. Funzionano ancora chiaramente tutte le cose che funzionano normalmente con Procreate, quindi posso fare una riga dritta, se tengo viene dritta, posso fare, che ne so, una riga diagonale, posso fare un'ellisse, posso anche modificare, cioè, le regole sono sempre le stesse e chiaramente però il risultato è un risultato pixelato, ok? Aggiungiamo una cosa, se vado qua in guida disegno e attivo disegno assistito, succede questo, succede che nel tracciare per esempio delle linee rimangono più precise, però succede anche che se voglio provare a fare un cerchio non lo fa, me le fa o verticali o orizzontali, per poter lavorare poi invece devo fare tanti puntini. Può essere utile se c'è un momento in cui devo magari fare tante linee parallele. Io di solito lo tengo spento.
Perfetto, quindi ora c'è tutto. C'è il pennello, qua va sempre tenuto al massimo, qua non cambia niente, che lo faccia piccolo, che lo faccio grosso, comunque il massimo e il minimo è sempre un pixel. Ora vediamo anche un'altra cosa, la gomma, perché se io lasciassi una gomma normale, tenderebbe a schiarire, per esempio, no? A scolorire, a meno che non sia quello che vogliamo. Se voglio invece proprio fare in modo che quando cancello si cancellino i pixel, basta fare questa cosa qua. Riscelgo il pennello, scelgo la gomma, tengo schiacciato, elimina col pennello attuale, adesso anche la gomma è a pixel. Beh, io direi che possiamo provare a questo punto a fare un disegno, così che ci facciamo anche l'idea poi di come si disegna in pixel art e di come si esporta il file in pixel art. Allora, cosa disegno? Allora, posso disegnare... Facciamo così, visto che era il compleanno di mia mamma l'altro giorno, disegniamo una torta di compleanno. Allora, ci sono due modi per poter disegnare in pixel art. Il primo modo è disegnare su un foglio normale, non in pixel art, ma un pennello normale, e poi dopo spostare il tutto sul foglio in pixel art. Il secondo invece è disegnare direttamente sul foglio in pixel art. A me piace di più disegnare direttamente, però intanto mi faccio magari invece un piccolo schizzo su come voglio fare questa torta. Sì, questa mi piace. Allora, proviamo, vi faccio vedere quella cosa lì del copiare e incollare. Allora, facciamo così, cancello tutto quello che non mi piace. Ora chiaramente qua arrivato su un pennello normale, perché sennò non finisco più di cancellare. Qua un pixel alla volta diventa impossibile. Ok, prendo questa immagine, la faccio al centro abbastanza grande. È logico che è solo uno schizzo, ma intanto è per farvi vedere l'idea. Ecco di cosa succede se io la copio e la incollo di là. Copia. Rivado sul mio foglio 160x160, incolla, ed ecco cosa succede, viene pixelata. Posso farla grande quanto voglio, cerco di metterla dritta. La vedete che è molto sfocata? Adesso nel momento in cui io decido che va bene, tac, eccola qua. È già più o meno in pixel art, potrei usarla come sfondo per lavorarci. Per esempio, possiamo metterla molto trasparente qua e usarla semplicemente come schema per avere un'idea iniziale. Ora qua io comunque mi rifaccio un bozzetto. Sì, un po' più piccolo magari. Ecco, ora anche qua, se lo scalo, chiaramente lui me lo rifà, ripixelandolo, e capita che saltino dei pixel. Infatti è bene arrivare alla dimensione giusta prima di iniziare a fare il disegno vero e proprio, cioè quando siamo ancora in una fase di sketch, perché sennò succede questa cosa qua, ed è un problema. Ok, io direi che va bene. Vediamo l'immagine inserita. Livello vuoto lo possiamo eliminare. A questo punto parto col disegno vero e proprio. Qua ho fatto questa cosa qua, cioè ho messo il livello con un'opacità più bassa, si può modificare così l'opacità del livello in modo tale che rimanga in trasparenza dietro e non mi dia fastidio. Ok, ora non è così importante di che colore io faccia le cose adesso, perché poi le posso cambiare quando mi pare. Poi faccio vedere anche quello. Allora, comincio col fare il piatto, che è la parte sotto, la parte anche più facile. A questo punto decido di riempirla. Per riempirla basta che ho sposto il colore qua. Cosa succede? Che vedete che qua c'è una soglia color drop,
per essere sicurissimo, ora qua c'è solo l'Elisse, quindi non può sbagliare, però se mi metto a colorare qualcosa in pixel art, col fatto che c'è veramente soltanto un pixel a volte che separa una cosa da un'altra, e la soglia non è esattamente a zero, c'è il rischio che magari nel colorare una cosa io ne colori di più. Per essere sicuro che non succeda questa cosa, facciamo l'esempio l'esempio in cui magari, ecco, la soglia è a 100, quindi se io prendo e provo a colorare, succede che colora tutto. Cosa faccio? Una volta che io ho preso il colore e l'ho portato qua, lo tiro indietro, 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 indietro. Quando finisce la pagina, mollo, torno indietro, lo riprendo, lo riporto qua e ritiro indietro, 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 fino a che non sono a zero. Quando sono a zero, sono sicuro. A posto. Perfetto, l'ho fatto. Ora cosa succede però? Che mi ha coperto il mio schema sotto. Allora io lo metto sotto, così che almeno lo schema mi rimane. Poi dopo lo risposterò sopra e aggiungo un livello. E vado a mettere, diciamo, il lato della torta. Posso fare questa cosa, faccio maschera di ritaglio, in questo modo tutto quello che io disegno su questo livello non può uscire fuori dal livello di sotto. Succede questo, che se io faccio un disegno così, ok, quando esco fuori sparisce. Ok, per esempio ora posso fare così, sono sicuro che non uscirà, posso fare così, succede la stessa cosa, a questo punto posso riempirlo. Non fate caso ai puntini perché sono quelli dell'immagine sopra. Ok, manca la fragola, la candela con la fiamma e poi insomma tutti i dettagli, anche un po' questo bordino qua che era carino. Lo possiamo rifare. Ragioniamo un po' con i colori adesso, cominciamo a colorare un po' le cose con un minimo di senso. La fragola la faccio dello stesso colore del fuoco. Allora, si può fare in più modi. Il primo modo, ed è il modo che faccio io, chiaramente si potrebbe ricolorare ma diventa una menata, è con due dita andare sul livello, spostarlo da questa parte, quindi verso destra. Vedete, non so se si vede, ma compaiono dei quadratini, si dovrebbe vedere, provo magari a farlo più vicino. Compaiono dei quadratini qua. Questa cosa vuol dire, ed è la stessa cosa che si può fare premendo qua e premendo blocca alfa, è la stessa cosa, lo faccio così è più veloce, se no qua blocca alfa, vuol dire che a questo punto qualsiasi cosa io disegni su questo livello non può uscire dalle cose che sono già state disegnate. È simile alla maschera di ritaglio, però rimane sullo stesso livello. Per esempio, io adesso se vado a disegnare qua non succede niente, quando compaio sul mio livello ecco che posso disegnare. Quindi a questo punto posso o colorare tutto così, del colore che voglio, o magari voglio fare una sfumatura, posso, no? Fare così, poi cambiare colore, fare così, quello che mi pare. Oppure se voglio fare di un colore fisso, cioè di un colore tutto intero, una volta che ho fatto blocca alfa, perché se non blocco il problema è, diciamo che io non bloccavo, ora io non ho bloccato, scelgo il colore che voglio la fragola, questo, torno sul mio livello e faccio riempi livello, me lo riempie tutto, torno indietro. Se invece io blocco il livello col blocco alfa, a questo punto faccio riempi livello e mi cambia solo il colore di quello. Bene, la fragola mi piace di questo colore, poi metterò tutti i particolari ma dopo. Ok, adesso la torta. Per colorare la torta, dopo aver scelto un colore iniziale che mi andasse abbastanza bene, ho pensato di modificarlo in maniera un po' più sottile agendo su queste tre funzioni: tonalità, saturazione e luminosità. Su Procreate ci sono un sacco di modi per poter cambiare i colori delle cose, agire sui colori, e se volete possiamo fare un video anche su questo. A questo punto, dopo aver colorato la parte interna della torta di un colore che mi andasse bene,
aggiungo dei particolari che diano un po' più la dimensione di tridimensionalità alla torta. Quindi metto un po' di colate lateralmente, aggiungo uno strato di pan di Spagna al centro della torta. E soprattutto comincio a lavorare sulle ombre. In questo modo, praticamente io ho costruito un livello in moltiplica, poi con un colore grigio chiaro, vado a moltiplicare, quindi aggiungerlo ai colori sottostanti. Anche per l'utilizzo dei livelli ci sono un sacco di possibilità diverse e se volete ne parliamo. Per ultimo aggiungo una piccola animazione alla fiamma della candela. Se io decidessi di condividere questa immagine ed esportarla come un JPEG, per esempio, la salvo nelle immagini. Ok, se la vado a prendere, cosa succede? Che l'immagine viene sfocatissima, perde completamente tutta la parte della pixel art perché te la riproduce in un formato più grande e quindi perde completamente la qualità che avevo. Devo fare questa cosa qua, quindi vado nella mia immagine, vado in qua dove c'è le azioni, regolazioni, questo ci interessa poco. Vado qua dove sono le azioni, vado in tela, ritaglia ridimensione e a questo punto accendo questa cosa qua che rende legati i due livelli. E lo moltiplico per un numero di volte tale da diventare sufficientemente grande. Diciamo, se era 160, lo faccio diventare 1600, per esempio, 10 volte più grande. Qua va bene, tutto spento, non succede nulla. Faccio fine ed ecco cosa succede: che il mio disegno, che chiaramente ha pochi pixel, finisce in un angolino. In un foglio così grande, questi pochi pixel sarebbero così pochi. A questo punto io seleziono prima di tutto, ed è molto importante, tutti i livelli, ok? Tutti selezionati, non importa che siano visibili oppure no, l'importante è che siano selezionati. Premo la freccetta, l'importante, ecco, che le impostazioni qua siano messe così, agganciamento ha importanza fino a un certo punto, soprattutto che sia più vicino, quindi qua interpolazione vicina più prossima, uniforme. Lo vado a fare diventare grande fino al punto in cui voglio. Vedete che sembra, la resa è sfocata, però in realtà poi è sfocata adesso, ma nel momento in cui lo mollo, tac, non è più sfocato. A questo punto tutti i livelli si sono, vedete, si sono fatti grandi e questa immagine qua è stata ingrandita, ma non è più un pixel. Se vedete qua i pixel, questo prima era un pixel, adesso sono un sacco di pixel, circa 10. Ogni pixel è diventato 10x10. Adesso se io condivido questa immagine in JPEG, la esporto, la salvo nelle mie immagini, vado a rivedere le immagini, questa è quella di adesso e adesso è perfetta.
Eccola qua. Ok? Vi piace? Buon compleanno. Eccola qua. Allora, il video finisce qua. Se avete delle domande, scrivetemele nei commenti. Se vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un mi piace, ma anche di iscrivervi e di accendere la campanella. Per voi non costa nulla, per me è un enorme aiuto. Seguitemi anche sugli altri social che ho, su Instagram e su TikTok. Su TikTok faccio un sacco di pixel art e potete chiedermi di disegnare quello che volete. Se volete il video dove faccio animazioni, dove vi faccio vedere come si fa animazione con Procreate, magari costruiamo delle GIF, scrivetemelo. Grazie, a presto. Se vedemio, state tonnati. Ciao!